quanto riguarda questa sera, abbiamo pensato di cominciare a presentarvi il nostro lavoro dalla fine. Milano era il centro del ricamo per l'alta moda. Tenete presente che noi usiamo ancora gli stessi telai, alcuni dei quali nel nostro laboratorio hanno 150-200 anni, cavalletti in legno, telai che si usavano allora, sui quali vengono stesi i tessuti alla stessa maniera di 100-200 anni fa e con due soli attrezzi, gli aghi e il crochet, gli uncinetti. L'abito che voi vedete è un abito di Armani ed è ricamato o decorato, come preferite, esclusivamente con un materiale banalissimo che è la paillette. Però la paillette diventa importante se la sai usare, se sai metterci del tuo e un po' d'anima. In questo tuta che voi vedete sono state impiegate 250.000 paillette. 250.000 paillette dicono niente, ma provate a pensare a 250.000 punti fatti a mano con l'uncinetto. Ogni punto fissa una paillette. Sono circa 300 ore di lavoro. Ha una storia particolare perché non è ricamato solo l'esterno, cioè nel verso, è ricamato anche dal rovescio, perché ha una struttura che non è sartoriale, è architettonica. Quell'abito non è sostenuto dall'indossatrice in quella maniera, è così. Quindi voi lo vedete sollevato e ricamato all'interno, abbiamo qui il campione da farvi vedere, che merita, in maniera che l'abito debba rimanere sempre così. È stato esposto anche questo a Palazzo Marino ed era proprio all'ingresso. La storia particolare di questo abito è che abbiamo tinto qualcosa come 9.000-10.000 metri di un sottilissimo nastrino di crinolina, e anche qui la crinolina doveva essere tinta in maniera vintage, doveva essere sporca, doveva avere riflessi grigi ma nello stesso tempo riflessi azzurrati, doveva dare l'idea di un movimento di colori. Ha richiesto qualcosa come 800 e passa ore di lavoro. Valentino mi aveva chiesto di fargli un ricamo particolarissimo che richiamasse il fondo marino e mi ha detto: io come base per questo giacchino uso del coccodrillo mauve. Il mauve è quella tinta che tira un po' sul grigino pallido, sul verdino, sull'azzurrino, e abbiamo pensato che per dare l'effetto di un fondo marino meglio del corallo non ci potesse essere. E abbiamo preso del corallo, tinta naturale corallo, e abbiamo provato a fare il campione. Quando l'abbiamo fatto abbiamo visto che la tinta del corallo statica dava l'idea di una macchia e basta. Allora abbiamo pensato: come possiamo fare per dare l'idea un po' del movimento del corallo sotto l'acqua marina, no? L'unica maniera per poter dare questo senso di movimento era colorare i coralli uno per uno in varie sfumature. Quindi abbiamo preso i coralli veri e uno per uno abbiamo dato delle pennellate più chiaro, più scuro, più sporco, in modo che quando lo guardavi sotto le luci sembrava quasi che il corallo si muovesse sotto l'acqua. Abbiamo aggiunto delle giade, color verde naturalmente giada, in modo da dare un po' l'idea dell'alga del corallo. San Francesco ha detto che gli artigiani sono bravi quando sanno lavorare bene come mai. Gli artigiani diventano bravissimi, eccellenti, o così così, quando lavorano con le mani e con l'intelligenza. Si hanno i maestri d'arte e i capolavori, vengono solo da chi usa le mani, l'intelligenza e il cuore, l'anima, la passione.
altrimenti non riesci a dare al tuo lavoro quell'impronta che uno dice, ma questo deve averlo fatto quel signore, come nel dipinto. Voi vedete un Van Gogh, lo riconoscete perché ci ha messo le mani, l'intelligenza e l'anima. Quindi anche nel nostro lavoro è un po' così.